Allora, sì, cerco di inquadrarlo bene. Vedete, questa è la copertina di un'edizione, di un libro, edizione francese, che riproduce una miniatura, un'antica miniatura, che raffigura appunto il protagonista di questo romanzo cortese di Chrétien de Troyes, dedicato a Lancelotto, Lancelot, le Chevalier de la Charrette, vedete, le Chevalier de la Charrette, il cavaliere della carretta, vedete? C'è l'immagine appunto, molto bella, miniaturizzata, raffigurante appunto Lancelotto che viene trainato, che si fa trainare a bordo di una carretta. Bene, questo romanzo cavalleresco risale, secondo i critici, intorno al 1170-1180. In quegli stessi anni abbiamo la produzione di un sirventese molto interessante di Bertrand de Born, che guarda caso parla anche egli di una carretta. Però il significato che Bertrand de Born dà al termine, adesso lo analizzeremo, della carretta, ci fa capire come molti critici, che hanno interpretato appunto la charrette di Lancelot come quasi un segno di infamia, in verità dovrebbe essere letteralmente ribaltato. Il significato deve essere letteralmente ribaltato. E il ribaltamento di questo significato noi lo possiamo trarre partendo appunto da un sirventese di Bertrand de Born, dove compare il termine la carretta. Adesso io cercherò di leggervi l'Occitanico di Bertrand de Born, dove compare appunto il termine, carretta. Appuis gilem et clairin gragnol et saint estier, mol avait grand honor et eux mesé qui connaissait le malvol et torena en golon major d'un charretier, sentite? D'un charretier qui grepit la charretta, non a dernier, ni non presse paror, perché onor presse me possa terretà che gran campier tenè a deshonor. Bene, questi versi che vi ho letto nell'originale, tradotti in italiano di Bertrand de Born, che sono stati scritti secondo la critica più accreditata. Questi versi sono stati scritti intorno al 1183, quindi fondamentalmente più o meno negli stessi anni in cui Chrétien de Troyes scriveva Lancelot, le Chevalier de la Charrette. Quindi possiamo assurgere a un punto, diciamo, a una prospettiva di comparazione critica che ci consente di ristabilire il vero significato del termine. Adesso io vi leggo questi versi, questi stessi versi che vi ho letto in antico francese, ma in verità è occitanico, questo dello sirvente, in italiano. E dice allora: Ah, Puguyem, Clairin e Grignol, Sanastie, un gran feudo tenete, e anch'io, se mi vuole riconoscere, e Turenne e dei più certi Augernois, ecco, sentite, del carrettiere sceso di carretta, non ha soldi e li prende con paura. Sto leggendo la traduzione italiana di quel sirventese che vi ho letto poco fa in lingua originale. Ma è meglio poca terra con onore che non onta tenere un grande impero. Allora, cerchiamo di capire chi è questo carrettiere che è sceso di carretta nel sirventese di Bertrand de Born. Allora, nell'occitanico è le charretier qui a grepi la charrette. Grepi che è sceso di carretta, cioè letteralmente che ha abbandonato la carretta. Allora, tutto questo, sapete, si inserisce all'interno di quella che è la polemica costante in cui si è lasciato coinvolgere o comunque attivamente partecipato Bertrand de Born contro i Plantageneti. Il cavaliere che è sceso di carretta, secondo molti critici, è Enrico Plantageneto, il quale appunto in questo sirventese sarebbe messo a confronto
Con l'Ancillotto, quindi Bertrand Debord propone un confronto per contrapposizione, per antitesi, tra Enrico Plantageneto e l'Ancillotto. L'Ancillotto non è sceso dalla carretta e lo vediamo qui raffigurato giustamente in questa ottima miniatura medievale del codice medievale. Vedete l'Ancillotto sulla carretta, mentre Enrico è sceso dalla carretta. Cosa vuol dire questo? E cerchiamo di ristabilire quindi il vero significato di stare sulla carretta. Enrico che abbandona la carretta è colui che non sa riconoscere quale sia il vero onore, cioè colui che si è disonorato. E qui torniamo un po' al discorso che facevamo un tempo sulla grandezza d'anima, sulla grandezza d'animo, no? Grandezza d'animo significa essere degni di grandi onori. Ecco, quindi la carretta rappresenta la magnanimità. L'Ancillotto si è tenuto fermo, si è tenuto saldo, metaforicamente la carretta, perché ha mantenuto saldo il proprio onore, cioè si è confermato degno di ricevere onore. Quindi ha mantenuto fede alla propria magnanimità, megalopsuchia. Va bene? Mentre per contrapposizione, Enrico il Plantageneto non è sceso di carretta, quindi si è macchiato di disonore. Quindi, se vogliamo, sulla base della stessa datazione, se la datazione è corretta, cioè se questo sirventese è effettivamente del 1183, troviamo qui, diciamo, una prima citazione letteraria di questo tema centrale del romanzo di Chrétien de Troyes che si colloca intorno al 1180. Quindi in questo sirventese noi abbiamo una citazione originaria e precoce, molto precoce, di questa immagine fondamentale contenuta nel romanzo di Chrétien de Troyes. Possiamo dire che, dal punto di vista cronologico, tra la citazione di Bertrand de Born e la raffigurazione della carretta contenuta nel romanzo di Chrétien de Troyes, può intercorrere lo spazio di un anno o 2 anni. Questa citazione del sirventese di Bertrand de Bord ristabilisce il vero significato del termine carretta. Dobbiamo assolutamente prendere distacco tutti quei critici, sono tanti, ve lo garantisco, che continuano a sostenere il fatto che la carretta sia un segno di disonore. Il povero Lancillotto è costretto ad avanzare su una carretta, mentre gli altri cavalieri invece vanno cavalcando i loro destrieri, i loro cavalli, eccetera, eccetera. No, non è affatto vero. Il significato deve essere ribaltato. L'Ancillotto, rimanendo sulla carretta, ce lo dice sulla charrette, ce lo dice Bertrand de Bord, rimane fedele al proprio onore. Ma la cosa interessante, quindi, è che tutto questo poi viene a illuminare anche quella che è la posizione politica, diciamo così, ideologica, che Bertrand de Bord ha assunto nei confronti di Enrico il Plantageneto. Nel senso che Enrico del Plantageneto non è più degno appunto di essere onorato e quindi di ricevere quindi il servizio da parte dello stesso Bertrand de Bord, il servizio guerriero, perché ha dimostrato di non essere più un guerriero, di non essere più comunque un punto di riferimento per quella che è una carriera, diciamo, sottolineata e contraddistinta da una serie di servigi ai quali chiaramente deve essere retribuito l'onore dovuto. E su questo filo si muove anche un altro sirventese di Bertrand de Bord, molto famoso, oggetto di studi critici. J'ai des isnards no fora o mai matisse chatus si dorme en pena. Questo è un sirventese centrale, dove questo famoso Chatuissi dei mal en pena, questo famoso sono caduto nel dolore, esprime tutta l'amarezza appunto di un nobile come Bertrand de Bord, che è abituato chiaramente a rendere servigi a un signore degno di onore. E mancando però appunto questo punto di riferimento, lo stesso Bertrand de Bord si sente quindi sminuito, caduto. Però
torno a ripetere tutto questo. Adesso vi leggo questo passo del Sirventese, molto interessante. Scettursi de mala pena, ve lo leggo in italiano. Sono caduto nel dolore, vado dove vuole il cuore, e mai più deporrò questo fardello, che mi ha messo in tal catena che non perde mai un anello, e mi attira con lo sguardo che mi tira, eccetera, eccetera. E qui è interessante perché accanto alla metafora politica, cioè di una difficoltà di tipo sociale e politica, si avvicina e si accosta alla metafora della disavventura amorosa. Difatti, da questo punto di vista, molti critici parlano anche di un parallelismo tra la metafora d'amore e la metafora politica condotta all'interno delle figure principali dei sirventesi di Bertrand de Bort. Quindi, torniamo a ripetere, si tratta quindi di un intreccio molto interessante tra i valori morali, che abbiamo già sottolineato, sotto la forma di megalopsichia, cioè essere veramente degni d'onore, e la carretta rappresenta questo, la metafora d'amore e la metafora politica, politica nel senso ampio e nel senso più nobile della parola. Quindi, il trovatur che si allontana da Enrico, si accosta a Riccardo, entra quindi direttamente all'interno di quello che è il conflitto della dinastia dei Plantageneti, e da questo momento in poi le canzoni sirventesi che verranno composte dal 1192 in poi, chiaramente avranno come punto di riferimento questa nuova, come dire, presa d'atto del superamento, quindi del rapporto con Enrico Plantageneto, l'accostamento a Re Riccardo, ma laddove però fondamentalmente questa metafora politica poi si instaura in un parallelismo con una metafora amorosa, il cui centro è Matilde, Matilde che è la figlia di Enrico II di Plantageneto, che viene magnificata da Bertrand de Bort in un segnale encomiastico, dove appunto Matilde, figlia di Enrico II Plantageneto, viene paragonata a Elena, alla famosa Elena della grande civiltà e cultura greca, la più bella delle donne. Qui viene citata col nome di Lena. Nel Sirventese di cui vi sto parlando, questo Chateau Suis, et j'ai dans de Disnard, appunto, viene citata come Lena, in verità Lana, per essere più precisi, Lana in occitanico, che appunto è la riproposizione in termini cortesi della figura mitologica, della figura cantata della grande letteratura classica antica greca col nome di Elena. Voglio finire questo discorso sull'etica cortese con un sirventese molto bello, dove si dice che è meglio vivere in una corte dove alberghi l'allegria piuttosto che in una corte, e qui è interessante, c'è una polemica contro i normanni, piuttosto che in una corte normanna in cui prevale la tristezza, la gravità, eccetera, eccetera. E dice, ma tutto questo mi fa prediligere le corti limusine. Adesso del limusino, noi limusini, eccetera, eccetera. Adesso vi dico qual è il sirventese, il brano del sirventese in italiano. Con follia vinceremo il senno, noi limusini, gente allegra, che si vuol si doni e rida, e i normanni non lo sopportano. Dicono che se vanno via non si torna più uno. E qui è interessante, è un'immagine molto provocatoria, in cui appunto la vita cortese, come appunto viene descritta in questo segnale, è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere rappresentata come qualcosa di assolutamente serio e grave e intriso di tristezza o comunque di quella sorta appunto di compassata autocelebrazione degli ideali della casa, appunto, dei Plantageneti, a cui si contrappone invece l'allegria, la spensieratezza e la voglia di combattere e quindi di riscattarsi attraverso
la conquista non tanto dell'amore, perché l'amore abbiamo visto è ormai caduto in una sorta di encomio, l'oggettivo di un mito, non è più qualcosa di reale. Invece reale rimane questo impegno costante, continuo, di vivere nella corte, una corte però dove appunto si rimane fedele a un re che merita rispetto, merita onore, cioè di un re veramente degno di megalopsichia, come appunto, secondo Bertrand de Bor, sarà da quel momento lì in poi Riccardo. Va bene, allora vi saluto e vi do appuntamento per un'altra volta.